tenga conto che alle 2, va bene? Cioè alle 14, sì, presidente, sospendiamo per la colazione. E allora? Un po' di silenzio per piacere. Passiamo ora, presidente, al tema di prova concernente i singoli omicidi che sono oggetto di questa istruttoria dibattimentale. Cercheremo nell'ambito di questi omicidi, laddove se ne presenterà l'occasione, di integrare quelle risposte che l'imputato ha già dato sui temi generali, organizzazione Cosa Nostra, composizione e varie altre tematiche, e laddove non ci riuscissimo ci riserviamo alla fine di riprendere questo tema iniziale per coprire eventuali punti che non sono sufficientemente chiari, almeno ad avviso del pubblico ministero. Quindi cominciamo con l'omicidio di Stefano Bontate, quindi capo di imputazione iniziale. Signor Marchese, cosa sa dell'omicidio di Stefano Bontate avvenuto in Palermo il 23 aprile del 1981? In questo omicidio ne ho preso parte personalmente, anche nelle preparazioni. Lei ne ha preso parte personalmente? Sì. Era uno degli omicidi per i quali lei era stato mai indagato, sospettato o sottoposto a giudizio? No, mai. Quindi lo ha confessato spontaneamente? Sì. Cosa sa? Ecco, descriva sinteticamente quello che lei sa circa l'organizzazione di questo omicidio. Ma c'è stato che, sempre come dicevo poc'anzi, che c'era tutto quel via vai di queste persone che si incontravano con mio zio, con Pino Greco e via scorrendo. Posso? Sì, sì. E queste cose praticamente non ci faceva capire praticamente che cosa stava per succedere. E fra di noi uomo dell'onore vedevamo tutta una serie di agitazione. C'è stata una mattina che mio zio mi disse di andare a prendere la macchina, che era una 131 che eravamo conservata da Federico. Ora, Federico Domenico stava facendo delle costruzioni in zona di Corso dei Mille, e noi in questa costruzione, che ancora doveva essere... È un uomo d'onore questo Federico? No. Era vicino alla nostra famiglia, in particolare era socio di mio zio e di Pino Greco. Quindi, ma non era un... No. Vabbè. Quindi Federico è un costruttore? Sì, sì. Un costruttore. Mimmo, sì. Federico. Sì. E succede che mio zio mi disse di andare a prendere questa macchina, che queste, c'erano più di, aveva fatto una, l'edificio, e sotto era tutto pieno di box, in cui questi box noi le usavamo anche per mettere qualche macchina rubata, armi e via scorrendo. Federico era a conoscenza di questa di questo uso? Sì, sapeva che noi usavamo questi box, no? Però non diceva niente, perché Pino Greco, quando gli diceva, ma sapeva che usavate questi perché box non per interrompa la risposta. Federico sapeva praticamente, ma che non diceva niente, non diceva perché? Niente perché praticamente tutto quello che gli diceva Pino Greco, perché questi pochi stavano aperti, non c'era nessuna chiave, un domani se veniva scoperto, Federico non ha nessuna responsabilità, perché i pochi si aperti sono tutti aperti là, e ci mettevamo queste macchine. Vabbè. Io desideravo sapere se Federico sapesse che voi utilizzavate questi box per macchine, sì, sì, rubate. Sì, sì, lui sapeva. Va bene, va bene, d'accordo. Ma dice, tanto erano aperte. Sì, 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 tanto erano aperte, e quindi... Vabbè. Mi disse mio zio di prendere quella macchina e portarla in No Bogus di Ancelino. Ancelino sarebbe Ancelino Baiamonte, che era della nostra famiglia, di Corso dei Mille. A sua volta, questo Bogus era in via Messina Marini, che anche c'è l'appartamento. E più avanti del...
E più avanti, diciamo, da dove abitava questo Ancelino, questo edificio, no? Era una palazzina che c'era al primo piano, c'era, diciamo, questo appartamento vuoto, e di dietro c'era il box, che spesso volte noi usavamo questo altro appartamento per altri motivi di riunione che si facevano. Chi era disabitato questo appartamento? No, c'era tutto, c'era i mobili, anche in passato c'era stato anche un periodo, mio padre ci ha fatto anche la latitanza in questo appartamento, c'era tutto, immobiliato. Cioè non ci abitava una famiglia? No. Vabbè. Portai questa macchina, questo box di Ancelino, e la macchina dove c'erano le armi, giubbotti, queste cose. Io rimango nell'appartamento, che mi hanno detto di aspettare nell'appartamento, e dopo viene mio zio con Pino Greco e Nino Madonia, e parlavano. Io stavo nella stanza accanto, nel salotto, e sentivo parlare più di meno sul riguardo un certo Stefano, però, no, ripeto, io non chiedevo, non davo nessuna dimostranza di sapere, di indagare queste cose, perché quello che mi hanno detto, c'è uno più riservato sta in queste cose, anche nei confronti degli altri uomini d'onore, del capofamiglia, perché una cosa del genere viene più accettata che uno essere troppo, diciamo, indagare sugli argomenti. Niente, dopo mio zio se ne va con Nino Madonia e rimango io con Pino Greco. Dopo nel pomeriggio viene mio zio Pullarà Giovan Battista con Antonino Rotolo e si mettono a parlare. Si mettono a parlare, di cui ci diceva, sentivo dire che c'era, stava tenendo sotto controllo, diciamo, lo seguiva, era Piccino Loiacono con chi studia Teresi. Teresi? Sì. Questo Teresi chi? O Pacchione, Giovanni. Quindi Giovanni Teresi. E tenevano sotto controllo, sì, chi? Non lo so chi teneva, però parlavano un certo Stefano. Io non sapevo se quindi tenevano sotto controllo, sì, lo cioè, Stefano. Sta pensando lui che lo tenne sotto controllo. Queste persone, Pullarà, Giovan Battista, e poi anche Teresi, facevano parte, sì, sì, della, sì, famiglia, sì, di Stefano Bontade. Sì, sì. Vabbè. Niente, in queste discussioni che c'erano loro, Pino Greco mi disse di andare a preparare la macchina, che si trovava giù. A preparare nel senso che, siccome ogni macchina se veniva adoperata per qualche omicidio, si prendevano dei giornali, si arrotolavano e si mettevano nel montante di sotto alla macchina, diciamo dove ci sono i tappetini, si mettevano intorno alla macchina tutto il giornale, che comprendeva lato sinistro, lato destro e tutto dietro, e sotto i seggioli mettevamo dei giornali, in modo che nel momento in cui viene fatta un'operazione, viene ammazzato qualcuno, la macchina si abbandonava, si accendeva un fiammifero e prendeva fuoco. Se si toglievano anche tutte le tracce di impronte, eccetera. Quindi chi c'è presente quando Pino Greco le dà questa? C'era Giovanni Pullarà, ecco, mio zio e Salvatore e Antonino Rotolo. E Antonino Rotolo. Con Pino Greco. Dopo, facendo questo, dopo loro se ne vanno, tutte erano con Pino Greco, erano in quattro. Se ne vanno e mio zio mi disse di aspettare là, insomma, nella tarda serata. Cioè di aspettare là sempre nella casa? Dentro quella casa. Di questa di Ancelino Baiamonte. Di Angelo Baiamonte. Aspettare là dentro. E niente, io mi guardavo la TV come, prendendo tempo. E dopo, nella tarda serata, viene mio zio e mi disse di andare a casa. Dice, ci vediamo domani a Caccia e Suzzi. La Caccia e Suzzi è una società che c'era mio zio con Pino Greco, vicino Villa Abate, diciamo, via Messina Montagna, insomma, e prima di arrivare a Villa Abate c'era questa impresa di mio zio. Io la mattina mi reco là aspettando, mio zio mi disse di andare a controllare la macchina e ne avremo la siciliana era un'impresa di file. Facevano, diciamo, impianti elettrici nei fabbricati, ed era socio mio zio, praticamente il proprietario era mio zio, però figuravano come soci Giovanni Inchiappa, Giovan Battista di Altofonte e Salvatore Fazio, che erano, diciamo,
di Pesta a nome di mio zio come copertura. In questa siciliana si trovava in piazza Achille Grande, che è praticamente nell'edificio dove che sopra abitava anche mio fratello, dove che io dormivo spesso là da mio fratello. Suo fratello chi? Gregorio. Suo fratello Gregorio. Niente, dicendomi questo io vado a controllare la macchina, dopo ritorno alla siciliana. Nella siciliana, ritornando mio zio, mi disse di andare a prendere i chiave. E ci pigliai i chiave, come si chiama, non suciccio, o spasciamacchine. Siccome già in precedente era questo suciccio, noi ci andavamo per schiacciare qualche macchina nella pressa, no? Che si trova uno spasciacarrozzo, che si trova a costare col fiume Orieto, vicino alla fabbrica del ghiaccio che c'è a Nivernengo, proprio a costare al fiume. Siamo andati là, vado a prendere. Ricorda il nome il cognome di questo Zuciccio? No, Zuciccio, un cognome. Può dire qualche cosa? Ma era parente di Cece Succi, praticamente, uomo d'onore di Palermo Centro. Quindi era parente di Cece Succi. Quindi lo manda lì a prendere le chiavi di questo recinto, di questo spiazzo. Che cosa era? Sì. Un spiazzo dove hanno le presse, hanno il deposito delle macchine rotte là dentro. Prendo le chiavi, si aspetta il momento che questo se ne va, che chiude il cancello, diciamo che non rimane nessuno, io me ne vado. Vado a prendere questa macchina e la porto da... Vuole dire che il tipo di macchina, questa macchina la 131. La Fiat 131. La porto 101. La Fiat 131. 131. La porto dentro il deposito di questo. E contemporaneamente arriva Mario Pestefilippo con Giuseppe Lucchese. Mario Pestefilippo era con la 128 e Lucchese era con una Honda, un dei due corsa cilindrata, doveva essere una 750. La Fiat 128 ricorda che colore avesse? Un verdino. Niente, lasciamo le macchine là dentro, chiudiamo e ce ne andiamo. La motocicletta? Era una Honda. Sì, che cosa fa? Ve la portate o... No, rimane pure là dentro. Rimane pure là dentro. Ce ne andiamo, io mi faccio lasciare da Tanino Tenerello, nella casa del padre di Tanino Tenerello. Tanino Tenerello chi è? Tanino Tenerello è... È uomo d'onore, non è sì. Uomo? Sì, uomo d'onore di... A quale famiglia appartiene? Corso dei Mille. A Corso dei Mille, quindi alla sua stessa famiglia. Sì. Io aspetto là, in questa casa, perché questo era un altro posto dove che noi spesso ci riunivamo, in questo appartamento del padre del Tenerello, perché è abbastanza internato dentro, diciamo, la zona di Torrelunga. Dopo viene mio zio a prendermi, che già era buio, e ci avviamo in questo... diciamo spasciamacchine, quindi sempre nello spiazzo d'Uzzuciccio. Sì. Arrivate là, dopo quindi vi avviate, chi siete? Lei e? Io e mio zio. E suo zio? Sì. Sempre nome e cognome? Marchese Filippo. Arrivate su dentro questo spasciamacchine, dopo o poco arriva Lucchese, Pino Greco, Mario Pestefilippo, Antonino Rotolo, Giovanni Pullarà, Madonia e Pippo Gambino. Lucchese, come si chiama? Madonia, chi è questo Madonia? Madonia Antonino. Madonia Antonino e Lucchese, il Lucchese nome? Giuseppe, detto Lucchiseggio. Detto Lucchiseggio. Niente, arrivando Pullarà ci dà il via dicendo che io entro su per le macchine. Pullarà Giovan Battista. Fino a questo momento lei sa che cosa deve fare o no? Io sapevo che dovevo commettere un omicidio, cioè, però non sapevo chi era l'obiettivo. Cioè, perché questa era la strategia. Sì, diciamo, sì, ma di solito si faceva sempre così. Perché... Ma non sa che cosa deve commettere l'omicidio. Quindi Pullarà che dice andiamo, come si chiama di nome? È Giovan Battista. Giovan Battista Pullarà. Come partite da questo spiazzo? Quindi queste persone partite in che formazione? C'è stato che mio zio
si mette nella 128 con Mario Peste Filippo e Giovanni Pullarà, Giovan Battista. Chi guida? Mio zio, Filippo. Dovrebbe dire pure, se lo ricorda, come erano collocati in macchina. Portava la macchina. Accanto si è messo Peste Filippo, Mario, e dietro Giovan Battista. Pullarà. Dopo, nella 131, quella che avevo portato io, si è messo nel volante, si è messo Nino Madonia. Accanto è Pippo Gambino e dietro si è messo Antonino Rotolo. E nella motocicletta si è messo Lucchese con Pino Greco. Chi conduceva? Lucchese portava la motocicletta, e anzi è molto bravo a portare la motocicletta. E io con Raffaele Ganci ci siamo messi sulla 112, di quella di Pullarà. Chi guidava? Io. Ma lei aveva patente all'epoca? No. Io praticamente non avevo avuto patente neanche all'inizio che mi hanno arrestato, però avevo un nome di copertura e una patente falsa, così, però in quel momento non ne avevo, perché non ce n'era bisogno a Palermo avere patente praticamente, perché tutto gli spostamenti che facevamo, dove si andava, dove non si andava, sapevamo come erano, diciamo, le zone, sapevamo dove muoverci, se c'era qualche battugliamento, qualche posto di blocco, sempre si sapeva, insomma, non c'erano problemi praticamente. Ricorda a chi era intestata questa patente falsa? Era di Drago Giuseppe, sarebbe mio cugino. Drago Giuseppe, a riferimento a Drago Giovanni? È il fratello di Drago Giovanni. È il fratello. E c'era la fotografia di chi? È la mia. La sua. Sì. Quindi su questa autovettura c'è lei che guida e Ganci Raffaele a sì. fianco. Che strada fate per andare verso l'obiettivo? Abbiamo fatto una strada tutta piena di buchi, sempre, che costa il fiume e porta via Oreto. Siamo entrate sotto il ponte di via Oreto e abbiamo imboccato alla Guadagna, che c'è una strada che porta solo alla Guadagna. Dalla Guadagna, sempre che camminavamo distaccate con le macchine, siamo imboccate la strada che porta a Fassomiele. Siamo arrivate nella piazza di Fassomiele e ci siamo fermate. Fermandoci c'era Nino Madonia con la 131 e gli altri che erano con lui nella macchina, si sono messi un pochettino più distante, e noi eravamo posteggiati insieme a tutte le altre macchine che c'erano in quella, diciamo, in quella piazzetta. Quindi macchine, diciamo, di persone che non c'entravano nulla con... No. Ricorda grosso modo che ora fosse quando arrivate a Falsomiele? Ma era buio, perché infatti c'erano poche macchine che giravano, potevano essere i 10:30, l'11 meno un quarto, una cosa del genere. Quindi che cosa avviene? Queste due macchine si fermano, cioè la vostra e quella, la Fiat 131, le altre, quindi l'altra macchina, la 128, la moto Honda? L'Honda e la 128 che guidava mio zio faceva sale e scende di quella borgata. Dove eravamo fermi noi, c'era via e vai con la motocicletta e con questa macchina che girava intorno, capendo che sicuramente aspettavano un momento opportuno per azionare, per colpire l'obiettivo. Dopo anche la 131 si sposta. Va davanti. La 131 si sposta e mentre che siamo fermi io con Raffaele, arriva una 126 che girava piano piano l'antonno nella piazzetta. Uno rimane sempre, essendo che siamo supposti che dobbiamo fare un'azione, siamo sempre con chi va là. Di cui io riconosco quello che era accanto al lato guida, era Salvatore Profeta, che questo a sua volta era sempre compagno stretto di Giovanni Battista Pullarà, camminavano sempre assieme, pensando che magari anche lui si trovava là per controllare da zona a zona. Salvatore Profeta. Sì, è uomo d'onore. Sì, sempre di Santa Maria di Gesù. Di Santa Maria di Gesù. Quindi lei vede questa macchina con accanto una persona che riconosce in Salvatore Profeta. Sì.
L'aveva visto in quei giorni Salvatore Profeta nel corso di queste riunioni? Prima che l'arrestassero, perché loro hanno arrestato per il Brizzi di Villa Grazia, prima che l'arrestassero era sempre vicino. Io dico nei giorni immediatamente precedenti la preparazione di questo omicidio, no, questi di cui ha parlato. No, lo vedevo sempre spesso con Pollarà. E quindi quando passa che tipo di sensazione ha? Che stia passando per andarsene a casa senza sapere nulla o che sta facendo dell'altro? No, era un'andatura, diciamo, come una specie di vigilanza, sorveglianza, e camminavano, a tipo che si doveva controllare, chissà, su posto, di controllare. Quello che ho pensato io che era anche lui, diciamo, d'accordo nel controllare là i movimenti. Dopodiché restate fermi in piazza o avviene qualcosa? No, noi rimaniamo là in piazza, si spostano con la macchina Nino Madonia, Gambino e al Rotolo. Quindi con la 101 si allontanano pure loro. Sì. E dopo un po', vedendo che non si vedeva più a nessuno, anche noi ci stavamo spostando con la 112, appena ci stiamo spostando, mettendoci sulla strada, vediamo in velocità arrivare l'onda con Pino Greco che ci faceva segnale di rientrare con la mano, tipo di ritornare, e abbiamo capito che era già fatto tutto. Ritornando su posto, abbiamo fatto sempre quella strada che ci porta all'interno, arriviamo là, posiamo le macchine, la motocicletta e tutto, ognuno con le proprie macchine, è ritornato per i fatti loro. E io e mio zio ce ne siamo andati a casa praticamente. Quindi la preparazione con i giornali della 131 non è servita? No, perché noi facevamo... Ecco, per quale motivo non avete dato fuoco? Perché non c'è stata nessuna necessità, perché spesso è successo, succedeva più di una volta, perché noi usavamo delle targhe rifatte, diciamo, si pigliavano delle targhe di qualche macchina, si tagliavano e si facevano di aggiunzione, perché c'era la P, sopra la P, si prendeva la targa lunga, e si facevano delle aggiunzioni, oppure se la macchina era... Insomma, si combinava un numero... Una nuova targa. O se no, al limite, si faceva che... quando, diciamo, l'omicidio veniva fatto in qualche zona, che so che potevate fare a meno, che magari hanno visto, c'era troppa gente, quella, allora si ci dava fuoco. Sì. Ma quindi, quando la macchina non era caso di darci fuoco, era... non c'è necessità, si poteva usare per un altro intervento, si teneva conservata come la motocicletta, come altre cose. Quindi ritornate allo spiazzo, sì. E dallo spiazzo ognuno ritorna come? A casa propria? Con le proprie macchine, e queste le macchine pulite praticamente. Quelle con le quali ciascuno era arrivato? Sì. E niente, siamo andati a casa, mio zio mi aveva dato l'ordine che all'indomani mattina doveva andare a riprelevare quella macchina e portarla nel box di Federico, di nuovo al suo posto. Senta, una cosa un attimo, l'ha fatto poi lei? Sì, sì. Sì, ora ci ritorniamo poi alla destinazione di questa macchina. Una cosa della quale non ha parlato fino a questo momento era dell'eventuale armamento. Lei vede delle armi quando partite, quando ritornate? Nella macchina quella che avevo portato io già c'erano le armi là dentro. Che tipo di armi era? C'erano fucile, canne mozze, 357 Magnum e 38. E queste armi le prendete prima di partire dallo spiazzo? Prima che si stavano mettendo sulle macchine, perché anche quando sono arrivate loro, Madonia, Gambino e tutti gli altri, loro hanno portato anche delle borse con delle armi, però non sono andato a guardare. Ecco, e quindi con riferimento alle armi della 131, quelle, sì, che lei aveva condotto lì, vede chi se ne impossessa, chi le prende? Se ne impossessano loro praticamente, l'hanno Madonia con Rotolo, Gambino, queste, perché di solito quando... Lei era armato? Eh sì. Che cosa aveva? Io c'avevo una 38. E se l'era portata autonomamente? Sì. Vide ad esempio che Ganci Raffaele, che accanto a lei è armato? Tutta la volevamme.
Tutti avevate delle armi. E che tipo di armi? Tutti armi corte? Sì, tutti armi corte, sempre a tamburo praticamente, raramente si usava qualche automatico. Ecco, e armi lunghe ce n'erano? Sì, c'erano i fucili sarebbero le pare. Le lupare. Ricorda di aver visto qualcuno armato di un fucile a lupare? Sì, Pino Greco si era preso un fucile. L'indomani lei viene incaricato da suo zio di riportare la 131 nel magazzino di Federico. Le ha già chiesto il presidente, lo fa? Sì, sì. Ecco, vuole descrivere allora la giornata successiva all'omicidio di... Niente, ho preso la macchina e riportata alla supposto, e dopo anche Coacce, sempre come d'onore, si commentava che a sparare con una scopettata a Stefano ci siamo dopo Pino Greco. Quando l'ha appreso che la persona uccisa era Stefano Portati? L'ho appreso all'indomani, ne parlavano chiunque, anche in giornale, cose. Noi, cioè, quando commettiamo qualche cosa... I compagni non gli hanno detto niente quella sera? No, quella era sera mia, siamo arrivati, abbiamo cambiato le macchine, ognuno si è preso il suo zaino, cose, nelle macchine e via. Neanche dopo che è stata compiuta l'operazione, nessuno ha parlato. Niente, completamente. Quindi lei apprende dell'omicidio di, cioè che era stato ucciso Stefano Bontate, che quindi quello Stefano di cui aveva sentito pronunciare solo il nome fosse Bontate, lo apprende quando e da chi? Lo apprende all'indomani del suo d'onore. E dove vi trovate quando... Eravamo alla Calcestruzzi. Eravate alla Calcestruzzi, sì. Chi erano questi uomini d'onore? Erano le stesse persone che lei aveva visto partecipare alla spedizione o altre? Ma eravamo in tante là, c'erano il Peste Filippo, c'era il mio zio Pino Greco, c'era un via vai di gente, non mi ricordo in questo momento. E il commento che lei sente fare su come si sviluppa l'azione è se soltanto... Vede, in tutti gli omicidi che vengono commessi dopo c'è sempre il commentino, la risata, scherzo, e tanto si commentava che a tipo venuto Piego ci c'era una scopettata e ci faceva stata la testa riguardo, però quindi al di là di questo commento non sente nulla e non fa domande. E sulle armi le ho già chiesto che tipo di armi vede, quindi oltre a quelle che porta lei con la 131, se lo ricorda? Senti, io le armi che c'erano, a parte quelle che c'ero io, e quelle altre che hanno portato loro non le ho viste, però io in precedenza, giorni prima... Che... Dovrebbe parlare un po' più forte per piacere, perché c'è brusio in aula. Giorni prima che noi ci incontravamo con queste persone, che io accompagnavo mio zio, accompagnavo anche a Pino Greco spesso, che lui abitava in un appartamento... vicino alla Renella o Poetto, e c'è stato che prima che succedesse, quando io ho parlato che c'era questa agitazione, quel movimento di tutte queste persone, tutte che andavano, venivano, insomma che stava a succedere qualche cosa, eravamo andate noi verso Passo Rigano, c'era con mio zio, ed era una casa, diciamo, che porta, diciamo, una specie di porcellà, perché c'era una cosa di porcellà, e c'era una specie di casa fatta a legno, e si entrava in questo giardino e c'erano questi maiali? Maiale, insomma, era come una specie di stalla, però era una cosa come una specie di contadino, non so che tengono queste cose, e c'era dentro questa stanza, noi che abbiamo trovato là, Tanino Carollo, Gambino, Madonia e Nino Rodo. Madonia chi? Madonia. Antonino. Madonia? Antonino. No, arrivando noi praticamente loro si messero a parlavano, e sopra questo tavolo di legno c'erano un bel po' di armi su questo tavolo, tra cui fucile, mitra, pistole, queste cose. I mitra erano... Erano i Kalashnikov. Erano i Kalashnikov. Sa nulla su questi Kalashnikov? Li aveva mai visti prima o è la prima volta che lei vede? No, quella è stata la prima volta. Io ho preso da Pino Greco Scarpuzzedda,
che mi ha detto che era, praticamente era stato un Nitto Santa Paola che ci ha fatto avere questi Kalashnikov. Era uno per la famiglia Madonia e un altro per loro stessi. E Nitto Santa Paola chi è? E Nitto Santa Paola è diciamo un capo del Catania. Capo di che cosa? Di una... Da famiglia Catania. Da famiglia di Cosa Nostra, sì. Di Catania. Quindi questo lei lo apprende da? Da Penureco, perché dopo Stumira praticamente è arrivato anche i Ciaculli, praticamente lo tenevano in gestione tra Penureco con Fici, insomma là era nel territorio nostro. Fici come si chiama? Giovanni. Ricordi sempre di dire nomi e cognomi, per piacere. Fici è un altro uomo d'onore? Sì, cugino di Penureco. Cugino di Penureco. Lei sente parlare prima di questo omicidio, a parte l'agitazione che nota in giro, di una guerra, di un contrasto, di uno scontro armato che da lì a poco ci sarebbe stato? Prima dell'omicidio, di questo omicidio di Stefano Bontate? No, c'era soltanto questo... questa agitazione che c'era, quel fatto che mi desse mio zio di restare con gli occhi aperti. No? Lei ha parlato pure di incontri, questi incontri, ma quindi incontri quali sono? Soltanto questo in questa casa di campagna? A proposito, questa baracca in legno, questa casa di campagna di cui ha parlato, sì. A chi si apparteneva? Ma apparteneva come... Io non c'è stato nessuno me l'ha detto, però io di come ho visto che Nino Rotolo praticamente era là, come si muoveva, come se fosse il padrone. Quindi ritiene che fosse nella disponibilità di ma non glielo disse nessuno. No. Ecco, e questi incontri, ve ne furono altri oltre? Gli incontri mi ricordo che spesso c'era mio zio che ci incontravamo con come si chiama, con Totò Reina, ce l'accompagnava a San Giuseppe Ato, oppure anche alla Favarella. A San Giuseppe Ato dove? Dai Brusca. Dove che a quella volta ho accompagnato io anche a Totorrina. Non ne abbiamo parlato, quindi vuole dire quale fu questo accompagnamento di Totorrina? Ma questo accompagnamento è stato nel momento in cui si era vocificato che dove si trovava Totorrina potessero fare un'azione, la polizia. E dove si trovava in quel momento Totorrina? In quella villa che ho indicato poc'anzi. Stamattina, ecco. E allora si vociferava che ci fosse... Quindi ci fosse una ratata, no? Di cui avevano individuato dove che lui dormiva, abitava praticamente. E lui lo avevo spostato, quando l'ho avvisato questa situazione, ci siamo spostati e con tutta la famiglia è andata ad abitare qui a San Giuseppe Ato, a sua volta, in questa villa dei Brusca. Quindi questa villa dov'è? All'interno del paese? Mica è una villa, era diciamo una casa, un arrustico antico. Quindi una casa di campagna? Sì. In questa casa, più diciamo cosa di 50 metri distante, c'era un'altra villetta, costruzione nuova, dove all'epoca Bagarella Leo Luca l'aveva preso per noi quando avevano arrestato anche mio fratello. Quindi era già una zona che lei conosceva, sì, da prima, sì. Ecco, e quindi chi partecipa a questo trasferimento di Totorrina? Partecipa praticamente che si prende tutta la famiglia, i figli, all'epoca c'aveva tre figli, e la moglie, e ci siamo avviati per San Giuseppe Iato, ci ho fatto io di staffetta con la macchina. Che macchina aveva? Lui c'aveva una BMW, una Mercedes, e io c'avevo una 500. E quindi lei si trova davanti, con lei c'è qualcuno? No. E eravate soltanto lei e la famiglia Rina, sì. Dopo? Sì. Ecco. E lei ha detto, si vociferava che ci dovesse essere una perquisizione, un'arretata, sì. O cos'altro. Qual era la fonte di questa? Chi ve l'aveva detto? La fonte di questa cosa, a noi ci viene che praticamente mio zio si trovava a Ciaculle con Pino Greco e il fratello Greco, senatore Michele. E di cui hanno avvisato che il dottor Conciata aveva fatto sapere che avevano individuato questa casa lì. A sua volta mio zio mi chiama, mi tira da solo,
dicendo di rabbasare sul dottor Totuccio. Totuccio sarebbe Totorrini. Il dottore Contrada chi era? Il dottor Contrada era un funzionario della polizia. Lei ne aveva sentito parlare prima di questa occasione? No. Quindi è la prima volta, ne sente parlare e suo zio le dice di andare ad avvisare Totorrina. Sì. E va lei personalmente ad avvisare Totorrina? Sì, io sono andato, perché mio zio sapeva che io durante la settimana andavo a trovare a lui. Perché all'epoca era mio zio che si interessava, diciamo, del carcere, del manicomio di mio fratello Antonino. Ed ero io praticamente che tramite i dipendi, le risposte che ci avvenivano dal medico, dal direttore del Barcellona, venivano riferite da parte mia a Totorrina. Ecco, e quando lei va da Totorrina, cosa gli dice, ricorda? Io ho detto che praticamente mio zio mi fa sapere che un dottor Conciale aveva fatto sapere che avevano individuato dove che l'abita e avessero a fare una retata dei matanati. E Rina mostra sorpresa, dice ma chi è questo dottore Contrada? No. Quindi è come se il nome gli fosse già stato fatto da qualcuno, è rimasto, gli fosse praticamente noto. Lui è rimasto un pochettino lì per lì, però non si è trovato, ha detto ci aspetta, ci faccio preparare un po' di cose mie e ne spostiamo da qua. E in che lasso di tempo vi siete spostati? Nel pomeriggio, nella notte o immediatamente? No, era sera. Ma dico, da quando arriva lei a quando vi spostate, quanto tempo passa? Qualche tre quarti d'ora. Quindi nell'immediatezza? Sì. E andate presso le case di Bernardo Brusca, nei pressi di quella villetta che lei già conosceva. Bernardo Brusca c'era? Bernardo Brusca non c'era, però c'erano altri e dopo contemporaneamente sono arrivata anche loro, perché io conoscevo anche la casa di Brusca. Cioè intendo dire Bernardo Brusca era libero in quel periodo? Sì, era libero. Lei si fermò lì insieme a Totorrino o ritornò a Palermo? No, io ritornai. Lei ritornò immediatamente a Palermo. Quindi abbiamo parlato dell'incontro in questa baracca di legno, rispetto ad esempio all'omicidio di Stefano Bontate. Rispetto all'omicidio di Stefano Bontate, questo fatto, questo trasferimento di Rina, riesce a collocarlo nel tempo oppure le viene impossibile? Molto prima che succedesse, diciamo, sì, molto prima che venissero ammazzate, che scoppiasse la guerra praticamente. Quindi molto prima che scoppiasse la guerra. E comunque già in epoca in cui suo fratello Antonino è stato arrestato. Sì. Quindi dicevo, c'è questo incontro alla baracca in legno, che è però di qualche giorno prima dell'omicidio di Stefano Bontate, quest'altro incontro a San Giuseppe Jato, ve ne sono altri, se ne ricorda? Lei ha parlato di un fermento di incontri e altro. Dove si sono svolti? Sono soltanto questi o ve ne sono altri? Cioè, gli incontri erano, a parte San Giuseppe, gli incontri erano a Favarella, erano alla Nave, che un giorno è venuta anche... Cos'è la Nave? La Nave è praticamente un ristorante di Ricciuzzo Caruso, sarebbe uno della nostra famiglia. Quindi uomo d'onore. Che anche c'ha il bar. Viciuzzo Caruso. Che significa in italiano Viciuzzo, lo sa. Vincenzo Caruso. Vincenzo Caruso. Sì. Che ha il bar a piazza Sant'Erasmo. Sì. E a sua volta ha anche, non lo so se ancora ce l'ha, questo ristorante a Porta di Via Figarazzi. Sì. E si chiama La Nave. Sì. È un ristorante grande. E spesso avvenivano anche questi incontri là. Che quella volta mi ricordo che era stato Raffaele Ganci che aveva accompagnato Totorrina in quel posto. E quindi lei vede Raffaele Ganci e Totorrina in quel posto personalmente. Sì. Lei è accompagnato, cioè lei accompagna qualcuno? No, ma là eravamo tanti, eravamo dentro quello. Ero io, mio zio, Pino, Greco, eravamo in tante. Eravate in tanti. Lei partecipa a questo incontro o si limita soltanto a restare fuori? No, io soltanto con lui quando eravate ci siamo salutate affettuosamente come si faceva sempre, però dopo loro si sono appartati, si sono messi a parlare.